Classifica alla mano, la sfida odierna tra le mura amiche non è tra quelle che fanno presagire un finale foriero di soddisfazioni, ma il Casal Bordino, ancora tramortito dalla sconfitta del turno precedente con l'Angolana, ha bisogno impellente di ricaricare le pile e risalire la china prima di prendere una strada ancora più impervia e difficile da risalire. I giallorossi del patron Santoro sfidano una compagine che ha in comune soltanto i colori sociali, ma le aspirazioni sono assolutamente discordanti, visti i propositi altisonanti del Giulianova avversario di turno dei casalesi nel turno infrasettimanale di eccellenza. Di Biccari deve rinunciare a Mangia Casale e Spadafora, Cerasi deve fare a meno di La Barba, tutti acciaccati. La partenza dei padroni di casa è a dir poco devastante, con Fanelli, Della Penna, Fusaro e ancora Della Penna che in rapida successione insidiano più o meno efficacemente la porta difesa da Boccanera, che infine deve capitolare per opera di Fanelli, a segno al minuto 19 con un puntuale stacco sul secondo palo che sfrutta nel migliore dei modi la preziosa e puntuale pennellata dalla sinistra di Zinni. La rete dei padroni di casa non scuote ancora i quotati rivali, che limitano il grado di pericolosità al diagonale telefonato di Di Giuseppe dal vertice d'area, facilmente addomesticato dall'attento Tano. È di tenore decisamente più deflagrante la quasi immediata replica casalese, che si concretizza tre minuti dopo col raddoppio firmato stavolta da capitan Gagliano, che va a sorprendere Boccanera con un perfido piazzato dal limite d'area. Ci sono tutte le premesse per un mercoledì da Leoni, ma il destino ha riservato un epilogo beffardo alla truppa di mister Di Biccari, che poco oltre la mezz'ora è costretta a giocare in inferiorità numerica a causa del rosso rimediato da Fusaro per un presunto intervento ai danni di Di Giuseppe. Il signor Sivilli non ravvisa il contatto, ma è indotto a prendere provvedimenti dopo un consulto con il suo assistente di linea. L'inattesa superiorità numerica rianima improvvisamente la compagine giuliese, che al 43esimo va anche a bersaglio con Sissè, ma l'azione è invalidata tempestivamente dall'assistente di linea, che ravvisa la posizione irregolare del colore d'ospite. La rete giuliese è rimandata di pochissimo e si materializza grazie ad un penalty accordato per il fallo di Di Pasquale su Buonavoglia, ed è proprio il numero 7 ospite che si incarica della battuta e della conseguente realizzazione, che rimette parzialmente in carreggiata i suoi. Il Giulianova ha ormai il morale alle stelle e prima dell'intervallo sfiora anche il pareggio con una mischia furibonda che vede tra i protagonisti lo stesso Buonavoglia, ma Tano e compagni riescono stavolta a limitare i danni. Alla ripresa dei giochi i giuliesi cominciano a stazionare costantemente nella metà campo casalese, con la truppa di Di Biccari che deve fare di necessità virtù e che rischia al 13esimo quando l'avanzato Rinaldi svetta su uno spiovente dalla destra. La palla si spegne insidiosamente a fil di palo. Il Casal Bordino soffre e non riesce a guadagnare metri in avanti. Poi al 18esimo arriva un nuovo provvedimento disciplinare del direttore di gara, che farà discutere. Fatto sta che Trisi riceve il secondo giallo di giornata e il rosso che lo accompagna negli spogliatoi è la logica conseguenza, che riduce ulteriormente il numero di casalesi effettivi in mezzo al campo. La sensazione a questo punto è soltanto di attesa per l'ineluttabile, e in effetti il Giulianova, già temibile di suo, è largamente avvantaggiato dalla doppia superiorità numerica che non si lascia sfuggire, e al 28esimo perfeziona il pareggio con Sissè, appostato a centro area, che di testa sfrutta il ghiotto spiovente dalla sinistra di Giglio e infila alle spalle del malcapitato Tano. Il Casal Bordino crolla definitivamente due minuti dopo, quando Cerasi completa la rimonta e fa esultare i sostenitori giuliesi presenti sugli spalti. Nell'euforia dell'esultanza uno di essi si fa male e la gara rimane ferma per diversi minuti per consentire ai sanitari presenti in campo di percorrere tutto il tragitto che conduce sugli spalti e prestare le cure del caso al malcapitato sostenitore ospite, poi trasportato in ambulanza verso il più vicino presidio sanitario. Nel finale arriva un nuovo cartellino rosso, stavolta all'indirizzo del giuliese Sissè. Ma non c'è più tempo per il Casal Bordino, che lascia tre punti al Giulianova. Mister Cerasi, a fine partita ovviamente gongola per questi tre punti inaspettati, se andiamo ad analizzare l'andamento del primo atto. Sicuramente sì, allora loro sono partiti bene, sono partiti con un biglio diverso dal nostro. Noi dopo tutte queste partite ci poteva stare che una partita non iniziavamo come di solito. Loro sono stati bravi ad aggredirci, sono stati squadra a metterci in difficoltà, e è successo che soprattutto i 2-0 sulla palla da ferro sono stati veramente bravi, e può succedere. Secondo me non ci sta niente da meravigliarsi, che può succedere, soprattutto, ripeto, una squadra giovane che dopo 7-8 partite, compresa la Coppa Italia, ci siamo forse abituati troppo bene.
Padron Santoro, oggi c'era la concreta possibilità di strappare un prezioso successo contro una delle formazioni più forti del campionato. Non possiamo negare che le espulsioni hanno condizionato pesantemente poi l'andamento della gara. Eh sì, penso di sì Antonio, una buona mezz'ora dove si è vista una sola squadra in campo e il risultato diceva proprio questo, poi ovviamente le espulsioni hanno condizionato la gara. La cosa che mi lascia un po' perplesso è e come sono arrivate queste espulsioni, perché i giocatori del Giulianova erano molto frustrati mentre noi non avevamo nessun interesse affinché la gara si inasprisse e si incattivisse, anzi a quel punto il passivo poteva essere molto più pingue a nostro vantaggio.